Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Riccardo Cestari, e, diciamo, da qualche anno sotto la guida del professor Sirna all'inizio e poi del professor Pons diciamo, ho avuto il piacere di dedicarmi un po' ad approfondire alcuni aspetti di queste rudiste, diciamo, questi molluschi bivalvi estinti. E in particolare il professor Sirna, insomma, per chi lo conosce, intanto mentre io parlo, mentre aspetto. No, quindi volevo ringraziare il professor Sirna, insomma, che mi ha un po' introdotto in questa passione che tutt'oggi cerco di coltivare. Bisogna aspettare un attimo che il sistema informatico parta. Quindi già, diciamo, per chi conosce o non conosce questi fossili, diciamo, questi caratterizzano un po' le successioni carbonatiche, specialmente per i geologi rilevatori. Spesso li possono incontrare in affioramento nei calcari, diciamo, dell'Appennino centrale, però purtroppo magari non sono in grado di determinarli. Questo non deve, diciamo, creare sconforto, anche perché ci sono alcuni strumenti per poter riconoscere almeno a grandi linee. Partito? 70 mega. Ma è sulla disca? 70 mega. Okay. Quindi non bisogna spaventarsi un attimo, io parlo da un punto di vista applicato naturalmente, lo disse, qui facciamo per fortuna paleontologia finalmente applicata alla stratigrafia, ma in realtà poi la stratigrafia viene poi di supporto alle scienze geologiche, quindi diciamo che la paleontologia in particolare può risolvere alcuni, direi anche numerosi problemi, sia per quanto riguarda riconoscimento, diciamo, in campo delle successioni, ma poi specialmente per la loro ricostruzione più generale. Quindi queste rudiste, che fra l'altro, diciamo, già Ferrante Imperato, insomma, già nel 1700-1800 diciamo, erano già incominciate a essere studiate dai paleontologi italiani e poi francesi e anche altri, possono avere numerose forme. E queste naturalmente purtroppo di solito non si ritrovano nelle successioni italiane, perché le nostre, essendo calcari, diciamo, compatti, le contengono. Mentre invece di solito queste bellissime forme si ritrovano diciamo, isolate nelle successioni di tipo silicoclastico. Quello che le caratterizza però più in generale è che possono avere, diciamo, questo tipo di accrescimento che non è di tipo emiperiferico, come sono, diciamo, ad esempio i veneride, diciamo, i bivalvi attuali che più conosciamo, ma in realtà hanno un tipo di crescita che è di tipo oloperiferica, quindi da un punto poi cerca di espandersi in maniera radiale. Se si incomincia a vedere, diciamo, queste forme in questa maniera, diciamo, si può incominciare a ragionare se si tratta, diciamo, di un bivalve virgolette normale oppure di un qualche cosa un po' particolare che può essere questa rudista. Noi in particolare domani andremo a vedere questi affioramenti a Santa Maria Bisognosi e poi a Marzia, e dove vedremo in particolare, ci soffermeremo magari su due famiglie di rudiste, radiolitidi e i puritidi. Cercherò di concentrare l'attenzione su alcuni strumenti, senza andarmi a dilungare diciamo in dettagli, che sono più della sfera paleontologica, con tutti i problemi connessi naturalmente. Tant'è che le rudiste, così come gli altri gruppi di fossili, hanno nel loro interno tutta una serie di problemi, sia di sistematica, sia di tassonomia e di ricostruzioni paleoecologiche in senso lato. Quindi che significa? Che le rudiste, in maniera similare agli altri gruppi di fossili, hanno delle problematiche aperte tuttora, e ciò comunque non deve spaventare al geologo che si vuole avvicinare a una disciplina di riconoscimento paleontologico, se tiene in mente alcuni strumenti che fra l'altro erano un po' quelli che insieme al Servizio Geologico e all'ISPRA avevamo pubblicato 3-4 anni fa in occasione del corso che fra l'altro avevamo tenuto anche con il professor Chiocchini, su cui c'era stato, diciamo, un modulo per il riconoscimento delle rudiste. Domani quindi come si potranno riconoscere questi radiolitidi che caratterizzano alcuni livelli in particolare della successione di Santa Maria del Bisognosi? Qui si vede, se
trovo il mouse. Ok, tornato. Radioliti, essendo bivalvi, hanno due valve naturalmente, una superiore di tipo opercolare e una inferiore, come radioliti, molto allungata. Hanno tutta una serie di caratteri interni che sono tipici dei bivalvi in senso generale e che per le rudiste e per i radiolitidi vengono, virgolette, modificati, ma non è che modificato un termine corretto, perché questi bivalvi erano perfettamente funzionali lì ove crescevano. Quindi sono dei bivalvi molto inequivalvi, questi radiolitidi, caratterizzati da che cosa? Da una cosiddetta struttura del guscio di tipo cellulare. Ma questi radiolitidi non è che hanno esclusivamente una struttura di tipo cellulare che potete vedere qui sotto, questa è una sezione trasversale della valva inferiore, della valva destra, dove si vedono tutta una serie di piccole celle. In realtà queste celle erano zone dove il guscio non veniva secreto, non veniva prodotto, ma in una sezione radiale del guscio, che è questa, praticamente che succedeva? Che a un tempo zero il mantello creava un set di lamine e ogni lamina era una di questi biancoscuri, probabilmente riferibili a una ciclicità di tipo o nictiomerale o comunque giorno-notte, in cui diciamo produceva carbonato di calcio, poi la notte in parte lo dissolveva e così via, e cresceva in una serie diciamo non omogenea, nel senso che se da un lato il mantello produceva guscio giorno per giorno, quindi chiaro-scuro, dall'altra parte un settore del mantello in tre dimensioni, questo in due dimensioni, ma immaginatelo in tre dimensioni, il mantello in realtà non produceva, non cresceva, ma a un certo punto riprendeva a produrre un altro set di lamine, probabilmente con una ciclicità di tipo bisettimanale. Naturalmente queste sono delle ricostruzioni basate sullo studio dell'accrescimento del guscio dei bivalvi attuali. Quindi se ognuno di questi giorno-notte associato a queste coppie di lamine, questa è una lamina, questa è un'altra lamina, questa è un'altra lamina, questa è un'altra lamina e così via, tra di loro queste possono essere riferite a due settimane e così via. Quindi che significa? Questi radiolitidi in realtà possono avere all'interno un orologio che può anche essere correlato alle accrescimenti e ai tassi di crescita e quindi anche di sedimentazione del sedimento che le contenevano. Quindi radiolitidi, un guscio, sono inequivalvi con due valve, una opercolare e una superiore e una inferiore molto allungata. Naturalmente quello che noi troviamo in affioramento di solito sono queste valve inferiori, che possono essere più o meno allungate, in questo caso è un esemplare tipo conico, ce ne sono altri, e li vedremo in affioramento, addirittura cilindriche, quindi con un'altezza del guscio che possa raggiungere e superare anche i 15 cm. Quindi inequivalve, è un tipo di guscio che in questo caso è cellulare, ma queste celle che vi dicevano caratterizzare le strutture di radiolitidi, in realtà non sempre è presente questa struttura di tipo cellulare, perché quello che vedete qui, nel senso giorno-notte, dove qui non cresce questo settore del mantello, qui cresce, in realtà in un tipo di guscio di tipo compatto lamellare, tutte le zone, anche questi settori del mantello, producono carbonato di calcio e quindi questi vuoti non esistono e quindi la struttura del guscio non è più cellulare ma diventa in automatico struttura compatta. E i radiolitidi li possono avere entrambe. Questa è una sezione del guscio, per esempio, di un euradiolites, dove si può avere un diciamo, guscio sia di tipo cellulare sia di tipo lamellare. E anche questo mi pare... Va bene, vediamo dopo. E ultimamente diciamo che il professor Ponce di Barcellona ha finalmente diciamo, definito dei criteri fondamentali per quanto riguarda il riconoscimento della struttura cellulare del guscio dei radiolitidi, che è caratterizzato da lamine di accrescimento che formano anche delle creste addirittura. Quindi sono delle creste, queste sono sempre questi set di lamine, però non formano diciamo, delle strutture di interruzione, ma formano delle creste vere e proprie. Oppure strutture cellulari di tipo normale, questa che in realtà forma queste celle diciamo, nel guscio. Naturalmente non soltanto i radiolitidi costruiscono celle nel guscio, ci sono molti altri organismi che hanno e tuttora costruiscono celle all'interno del guscio. I radiolitidi sono
caratterizzati dal fatto che presentano queste lamine di accrescimento piano parallele tra di loro. Questo è fondamentale, quindi queste lamine sono piano parallele tra di loro, sempre, non come i condrodonti che in realtà sono fibrosi. Un altro tipo di struttura del guscio, in realtà, oltre che queste creste, formano, diciamo, dei pinnacoli più o meno organizzati, sempre nella struttura del guscio. Questi comportamenti, sempre del lobo esterno del mantello in particolare, fa sì che la struttura del guscio dei radiolitidi possa avere, diciamo, aspetti di tipo diverso, che caratterizzano sì alcuni generi e alcune specie, ma a volte lo stesso genere e addirittura la stessa specie può anche avere comportamenti di tipo differente in base agli impulsi dell'ambiente vero e proprio. Quindi sono delle macchine che possono camminare a diversa velocità. Vediamo rapidamente gli ippuriti invece. Gli ippuriti anch'esse sono fortemente inequivalvi, con una valva superiore in cui sono dei canali in particolare che li caratterizzano. Poi vediamo una parentesi, faremo su questa valva superiore degli ippuriti. Una valva inferiore che è solitamente molto allungata, nel senso che gli ippuriti adulte quasi mai hanno una forma conica. Gli ippuriti adulti hanno quasi sempre una forma di tipo cilindrica, quindi sono molto molto allungate. E sono caratterizzate, come tutti i bivalvi, diciamo, da denti, fossette, eccetera, e da una sezione trasversale della valva destra caratterizzata da una tipica cresta ligamentare che può anche essere assente o soltanto abbozzata, e da due pilastri che si sono delle inflessioni del margine interno del guscio verso l'interno della cavità generale. Qui a destra vediamo un esemplare di un vaccino di Sfortisi, che può darsi che domani si riesca a vedere anche a Santa Maria Bisognosi, visto che hanno, diciamo, pulito l'affioramento, che è caratterizzato da una cresta ligamentare molto allungata e dai due pilastri, il primo pilastro e il secondo pilastro. Cos'è che caratterizza le ippuriti? La struttura del guscio è compatta sempre, quindi formata questa da lamine, e qui vediamo una sezione radiale della valva destra di questi ippuriti, in sezione radiale presso la commissura, quindi in questa posizione. Questa è la valva superiore e questa è la valva inferiore dell'ippurite, un po' un particolare di questa parte qui naturalmente. Vediamo che la valva inferiore è caratterizzata sempre da queste lamine piano parallele struttura compatta, e la valva superiore è caratterizzata da un complesso sistema di pori che stanno sulla superficie esterna del guscio e canali che permettono il filtraggio dell'acqua stessa. Una parentesi, nel campaniano inferiore anche i radiolitidi poi iniziano ad avere strutture di filtraggio simili a quelle delle ippuriti, quindi per quanto riguarda il carattere valva superiore, radiolitidi e ippuriti bisogna fare un po' di attenzione. La discriminante, ad esempio, è che la struttura del guscio della valva superiore degli ippuriti canali è in struttura di tipo il guscio esterno, quindi calcitico della rudista, mentre invece per i radiolitidi di solito si ritrova quasi esclusivamente nella parte aragonitica, praticamente per i radiolitidi sarà una cosa del genere. Non vi voglio complicare, diciamo così che valva superiore con canali tipica delle ippuriti. Alcuni radiolitidi, e domani lo vedremo a Santa Maria dei Bisognosi, nel campaniano inferiore evolvono con valva superiore con canali. Andiamo al riconoscimento dell'affioramento di queste due famiglie, quantomeno. Qui vediamo un affioramento, un classico, questa naturalmente è una sezione abbastanza fortunata, dove si vede la valva superiore di un radiolitide, in questo caso, adesso ve lo dico perché radiolitide, diciamo che si vede una struttura organica fatta da due valvi, quindi un bivalve sicuramente, in sezione radiale, con una valva superiore di tipo opercolare, compatta, diciamo che c'è un colore un po' più chiaro, e una valva inferiore abbastanza allungata, con tutta una serie di lamine di accrescimento. Questa è la cavità generale del guscio, diciamo che qui le parti molli erano in questa posizione, e durante l'accrescimento verso l'alto costruiva dei dissepimenti, delle tabule verso il basso, quindi andava a chiudere la parte che stava sotto. Questo è il guscio della rudista vera e propria, e poi andando con una lente andare a vedere la struttura di questo guscio, si vede che in questo settore del guscio si vedono delle piccole celle, quindi piano parallele una rudista, celle probabilmente un radiolitidi con tutte e due le valve. Di più non si può dire di questa forma, nel senso, diciamo, andando a vedere gli altri caratteri anche in questa forma che vi faccio vedere qui, magari si può anche dire il genere, però diciamo, a noi interessa ora cercare di riconoscere quantomeno radiolitidi e ippuriti.
Quali sono i caratteri, diciamo, essenziali di riconoscimento di queste due famiglie, radiolitidi e puriti? In questa tabella, che è sempre quella che era stata pubblicata sulle memorie del Servizio Geologico, si vede un po' valva sinistra, valva destra, radiolitidi, valva sinistra e valva destra, i puritidi. La valva destra delle radiolitidi di solito è conica o anche cilindrica. La valva sinistra è di tipo percolare e può avere canali nei radiolitidi, quelle vi dicevo, può avere dal campanello inferiore in su. E la valva destra dei radiolitidi può avere delle escrescenze tubulari, sono delle escrescenze un po' quelli degli tipo spondilus, per intenderci. E domani vedremo qualche cosa, nel senso che i radiolitidi dal campaniano in su, quindi la parte superiore della serie di Santa Maria dei Bisognosi, i radiolitidi cominciano ad avere delle strutture morfologiche in più rispetto a quelle che non avevano in precedenza, e questi tubuli gli permettevano di aderire meglio al substrato. Poi ha una struttura di tipo calcitica e cellulare in entrambe le valve. Anche la valva sinistra, laddove lo spessore lo permette, può ed ha la struttura cellulare, e la valva destra può avere, diciamo, entrambi i tipi di strutture, cellulare e compatta. Sempre il suo discorso di prima, che i radiolitidi hanno una marcia o più marce che gli permettono di utilizzare la struttura cellulare quando gli serve. Le puritidi invece hanno la struttura la valva inferiore può essere, diciamo, solitamente cilindrica, la valva destra, quella fissa al substrato, la valva superiore opercolare, ha presenza di cavità accessorie, di pilastri e poi nella valva sinistra, ed è caratterizzata da una struttura calcitica compatta in entrambe le valve. Questo sempre, struttura cellulare non esiste per gli puritidi. Ripeto, entrambe la caratteristica che li caratterizza è l'altezza del guscio, nel senso che loro, sia i puritidi che i radiolitidi, possono avere una valva destra molto allungata, 15-20 cm. A Santa Maria dei Bisognosi, poi altre situazioni diverse. Domani, partendo dall'unconformity con il mio cene che è circa qui, io adesso faccio la serie dall'alto verso il basso. In realtà domani non so se faremo l'inverso, ora vediamo un attimo. Okay. Quindi cos'è si vede? In sezione sottile qui si vede, e questo si permette di riconoscerlo abbastanza bene naturalmente, si vedono delle strutture cellulari, e sono esattamente quelle. Queste sono le emergenze, diciamo, un po' tipo isoipse per intenderci, delle lamine che si vedranno nella prima diapositiva che vi ho fatto vedere, e la struttura cellulare è tipica di un radiolitide. Naturalmente da un frammento di questo tipo non si può dire molto per quanto riguarda l'età, si può dire che è un radiolitide. E qui, in quest'altra sezione si vedono invece un calcare bioclastico con bioclasti caratterizzati da lamine piano parallele. Anche in questo caso le lamine piano parallele sono tipiche di rudiste, quindi in questo caso uno cosa può dire? Un calcare bioclastico a frammenti di rudiste con guscio compatto. Non si può determinare nient'altro se non che siano rudiste e basta. Adesso io qui l'ho messa, forse si riesce a in sezione sottile, la foto non è delle migliori, però qui si vedono dei circolini, uno è quest'altro, e sono quei circolini che mi ricordo benissimo la cara Molinari di Paganelli, e veniva da me e diceva: Riccardo, ma cosa sono queste? Sono delle rudiste piccoline, perché lei giustamente vedeva che questi circolini a volte hanno una specie di piccola inflessione che, virgolette, sembra una cresta ligamentare, non è una cresta ligamentare, ma sono quei tubuli, quelle escrescenze del guscio di alcune rudiste che si chiamano pseudopoligonites, che il guscio esterno della rudista estrofletteva per ancorarsi meglio nel substrato. Quindi trovare questi circolini in una sezione del genere, con le dovute riserve naturalmente, in base all'associazione, permette di datare anche la roccia da un campaniano in su, visto che lo pseudopoligonites, diciamo, il range diciamo, va dal campaniano fino a Massettiano inferiore quantomeno. Almeno come genere. Quest'altra parte, qui si vede una struttura, anche in questo caso sono un frammento, un bioclasto caratterizzato da una struttura organica con lamine chiaroscure piano parallele tra di loro, quindi non con tipo condrodonta, ma struttura di rudista, con una parte di struttura cellulare in questo settore qua giù. Quindi in questo caso anche è una struttura di radiolitide. Non si può datare con una sezione del genere in questo caso, però si può dire che è una struttura di rudista.
In questo settore, e qui non parte vignette, vabbè, in questo settore della serie sono presenti alcuni bioclasti e alcuni frammenti di degli organismi, diciamo, delle rudiste particolari che si chiamano sabinie. Queste sabine, diciamo, sono da un punto di vista tassonomico sono un po', virgolette, un problema, non nel senso che nessuno sappia che cosa sono, tutti sanno bene come funzionano, diciamo, come morfologia, eccetera. Ma ci sono diverse interpretazioni per quanto riguarda la collocazione sistematica, c'è chi le vede caprine, c'è chi le vede come radiolitidi, c'è chi le vede come una famiglia a parte. Cos'è che ci interessa? Che queste sabinie, purtroppo non so come non è partita la diapositiva, sono state, il genere sabine è stato istituito proprio nelle cave di Subiaco, dal Parona, durante il rilevamento della carta geologica della prima edizione del 100.000, e i tipi sono stati finalmente ritrovati da uno studente di Chieti, con il quale ha fatto la tesi con me, proprio a Firenze, al Museo di Firenze. E questi sono proprio i tipi della Sabina Aniensis, della Sublacensis e della Sinuata, e del materiale in studio ancora. Però insomma, per dire che questi a Subiaco e a Santa Maria Bisognosi naturalmente si trovano questi livelli con frammenti di queste sabine che caratterizzano le fasce bioclastiche più aperte, fra virgolette, quindi riferibili non proprio a un margine, nel caso di Santa Maria Bisognosi, ma ad eventi più altamente energetici che portano questi bioclasti di queste sabine all'interno di questi settori un po' più interni della piattaforma. Ah, ecco, è partito, scusate. E ecco, questo qui è il tipo della Sabina Aniensis, la sezione trasversale. Questo è caratterizzato da guscio tutto aragonitico, quindi guscio interno molto molto spesso, con uno strato calcitico esterno, quindi il guscio esterno del guscio è molto molto sottile, calcitico compatto, e tutto quanto aragonite e ricristallizzata. Caratterizzata da tutta una serie di canali nel guscio, che è simile alle caprine, ma in realtà probabilmente questo, diciamo, le ultime interpretazioni lo danno come un radiolitide con valva canaliculata. Fatto sta che dal punto di vista di riconoscimento troviamo canali all'interno del guscio aragonitico in origine, e con una forma del genere appartenente alla Sabinia si può datare, che le Sabine, diciamo, partono da un campaniano medio fino a un massettiano quantomeno inferiore. Ah, ecco, era partito da... Scendendo ancora nella successione, quello che vi dicevo prima, qui troviamo una cosa un po' particolare. Vediamo un affioramento con, possono essere delle bioturbazioni, delle bioerosioni in un primo momento. Si vede un bioclasto con una serie di perforazioni. E io purtroppo adesso non ho la fotografia, non ho la foto, diciamo, del tipo di questo organismo. Virgolette, ma non è la dizione corretta, quenia, possiamo chiamarla, per chi lo ha studiato, mi riferisco per esempio a Maurizio Sirna, no? Che ha studiato, fra l'altro, ha fatto la tesi proprio qui, quindi conosce benissimo queste forme, no? Qui non ho trovato, diciamo, la forma quella del tipo. Queste bioerosioni, cioè queste possono sembrare bioerosioni, in realtà sono canali nel guscio, nella valva superiore di una radiolitide. E questo è importante perché i radiolitidi, dal punto di vista evolutivo, iniziano ad adottare un sistema di canali nel guscio soltanto a partire dal campaniano inferiore. Nel santoniano non sono mai stati segnalati radiolitidi col guscio della valva superiore con canali. Qui fra l'altro si vede una piccola inflessione che corrisponde alla cresta ligamentare. Non vi ho detto all'inizio che i radiolitidi sono anche caratterizzati di solito dalla presenza di una cresta ligamentare, o meglio, non tutti, perché sono numerosi, diciamo, radiolitidi che possono anche non averla, però in questo caso pseudoporiconitis ha una cresta ligamentare molto ben sviluppata. Questo era l'affioramento in particolare, speriamo domani di ritrovarlo, dove si vedono apposta altri pseudoporiconites all'interno del altri radiolitidi con valva superiore canaliculata tipo quenia e all'interno della matrice. In quest'altro caso si vede un altro bioclasto caratterizzato rotto, qui si vedono, diciamo, due parti del guscio rotte, e si trova il guscio caratterizzato da celle, quindi un radiolitide, e qui si vede una complicazione dell'andamento delle lamine che costituiscono il guscio. Sono queste strutture radiali, una è questa e una è quest'altra. Diciamo, qui si entra in un dettaglio paleontologico che permette però la datazione, che permette il riconoscimento tassonomico e la posizione sistematica di questi radiolitidi.
e vediamo che Sant'Elmo è bisognoso sempre in questo intervallo, quindi alla base del circa, non mi ricordo dove era qua, dunque, circa in questo settore, alla base praticamente di quello che viene dato come campaniano in questo intervallo qui, però a passaggio con le associazioni inferiori, si trovano questi grossi frammenti di ippuriti. Qui naturalmente le condizioni di affioramento, diciamo, qui adesso non sono eccezionali, però qui vi posso far vedere, questo è preso da una vaccinite, sì, diciamo il genere, che è caratterizzata da una cresta ligamentare molto allungata e da due pilastri molto ben proiettati verso l'interno della cavità del guscio della rudista, in sezione trasversale. E si trovano questi vaccini che possono avere delle dimensioni anche ragguardevoli, come diciamo diametro anche di una decina di centimetri, e l'altezza diciamo che non si riesce a capire molto, che poi purtroppo i calcari nostri non permettono di seguire il decorrere dell'altezza del guscio vero e proprio, quindi bisogna essere un po' fortunati. E in più si vedono queste forme, diciamo, fra virgolette molto più semplici, ma molto interessanti, in cui si vede una parte sezione trasversale di una parte esterna del guscio, cosiddetta calcite compatta, e poi due pilastri ben evidenti, ma non molto proiettati all'interno della cavità del guscio, uno e due, che se nel vaccinite si erano molto proiettati, in questo caso non sono proiettati, la cresta ligamentare è soltanto abbozzata. In questo caso è un ippurite scollicatus, è una forma che si trova abbastanza comunemente in queste forme. Questi collicatus diciamo, si trovano, come anche nel Matese, Maurizio lo sa, in una posizione stratigrafica che va da un Santoniano superiore a un Campaniano inferiore. Diciamo, c'è un po' di dibattito, però domani forse si vede qualche cosa in più. In più c'è questo bel livello di radiolitidi alla base di questo strato, che spero di poter ritrovare domani, e sono delle savoiesi, caratterizzate da una forma del guscio conica, quindi valva inferiore non molto alta, forma conica, e struttura cellulare, presenza di cresta ligamentare, però con individui che formano dei cluster, diciamo dei buchi dei cluster abbastanza evidenti. Ora passiamo un attimo a Marzia, quindi Sant'Elmo dei Bisognosi, vediamo se torniamo un attimo su, a Sant'Elmo dei Bisognosi, quindi cos'è che vedremo? Vedremo le associazioni arudiste che, diciamo, io lavorando in ENI anni fa, nel 95 ormai, insieme diciamo, a Dario Sartori, avevamo cercato di sintetizzare in alcuni eventi, visto che le arudiste, diciamo, rispondendo abbastanza rapidamente alle variazioni diciamo, tettonio-statiche, diciamo, colonizzano gli ambienti di piattaforma carbonatica quando le condizioni sono favorevoli, e formano degli eventi, e a Sant'Elmo dei Bisognosi possono essere riconosciuti almeno tre eventi di quelli che poi insieme a Sartori abbiamo pubblicato un volume, potevano essere riconosciute come un evento, se non sbaglio l'O, che era quella del Campaniano superiore, che era caratterizzato dalle sabinie, quelle forme che, i cui tipi sono a subiaco, che stanno subito sotto l'anconformity con, fra l'altro qui a Sant'Elmo dei Bisognosi, sono subito, qualche cosa sta subito sotto a Sant'Elmo dei Bisognosi, quindi un campaniano inferiore, scusate, un campaniano medio superiore a Sant'Elmo dei Bisognosi, in questa parte qua su. Tant'è che c'è anche la Scione Salentina, che per esempio giù in Puglia, anche lì, diciamo, quantomeno un campaniano medio, se non ricordo male. Il professor Chiocchini forse se lo ricorda meglio. Comunque, poi un altro evento invece è questo, il campaniano inferiore, questo con questi radiolitidi con la valva superiore con canali, che erano quelle virgolette cuenie, che si trovavano in questo settore della successione. E poi c'è un terzo evento, che è quello che si intravede nella parte inferiore della successione, che è quello con questi puriti e corali, fra virgolette, che sono questi gli eventi del Santoniano superiore in particolare. Qui c'è da dire, ecco, una cosa ho messo nella guida, che avranno domani, giusto? Uno stralcio di uno schema di isotopi dello stronzio, nel senso che anni fa con Sant'Antonio, non so se ti ricordi, abbiamo fatto, o meglio, quando io stavo in ENI, insieme eravamo andati a Sant'Antonio dei Bisognosi a campionare per quanto riguarda la stratigrafia isotopica utilizzando gli isotopi dello stronzio. I risultati, diciamo, sono stati in parte pubblicati come abstract in un congresso sulle rudiste, però a seguito dell'abstract, per vari motivi, tra i quali quelli di, diciamo,
non era, c'era un, diciamo, una specie di riservatezza per quanto riguarda e le analisi mineralogiche che erano state effettuate in questi campioni di isotopi dello stronzio. Quindi Eni, diciamo, non ha pubblicato la completezza dei dati, però sono dei dati che sono pubblici relativi a Santa Maria Bisognosi, che vengono riportati in parte nella, cioè lo stralcio nella vostra guida, dove che si vede? Si vede che in realtà, tra virgolette, isotopi dello stronzio ultimamente, specialmente la scuola tedesca, ha fatto degli, e anche, diciamo, Mariano Parente giù a Napoli, e ha fatto, diciamo, degli studi molto interessanti per quanto riguarda l'utilizzo del guscio delle rudiste applicato alla stratigrafia isotopica utilizzando i sopi dello stronzio. Questo perché le rudiste, durante l'accrescimento del guscio, hanno fossilizzato anche loro il rapporto di sopo dello stronzio 87-86, ed è possibile, secondo i geochimici, datare le rocce che hanno i sopi dello stronzio dei rapporti di un certo tipo. A Santa Maria Bisognosi, in questo settore sono state prese dei campioni in questo settore, subito sopra il Santoniano, quindi nella parte delle virgolette radioliti con canali, quindi il campionario inferiore dal punto di vista stratigrafico, biostratigrafico, e i dati dello stronzio hanno confermato un po' questa interpretazione, tant'è che il rapporto ha sempre dato 0,707-500, cioè maggiore di 0,07-500, che 0,500 è un po' il rapporto oltre il quale inizia la curva dell'isopo dello stronzio, diciamo, il rapporto dell'isopo dello stronzio tende ad aumentare, 507 fino a 0,707-600. Quindi, per dire che ci sono dei dati pubblici pubblicati con l'isopo dello stronzio per Sant'Antonio Bisognosi che avrete sulla guida, queste quattro, che confermano un po' il dato biostratigrafico. Passiamo invece a Marzia. Allora, qui a Marzia andremo a vedere, sono degli affioramenti, virgolette, sparsi. Essendo sparsi non c'è una continuità stratigrafica, però perché abbiamo preferito portarvi qui? Perché ci sono degli affioramenti che sono facili da raggiungere, con belle esposizioni, e per i quali ci si può sbizzarrire in tutte quante le interpretazioni tipiche degli stratigrafi senso lato. In particolare c'è questo affioramento dove qui che è caratterizzato da una biocostruzione, che questo è il letto, questo è il tetto di un metro e mezzo circa, e un livello a rudiste, radiolitidi, che Maurizio Sina sicuramente avrà visto anche tipo alla penisola sorrentina, anche nel Cilento, cose di questo tipo. E è imballato in sedimenti tipo fango sostenuto, quindi più o meno laminati e più o meno diciamo tidali. La successione da punto di vista amico-paleontologico, il professor Chiocchini proprio insieme alla Maria Rosa Pichezzi ha permesso di datare questi livelli fango sostenuti al letto e al tetto di questa biocostruzione a un turoniano superiore interrogativo coniaciano. Comunque turoniano superiore. Questa è la successione, circa 5 metri, queste sono tutte quante questi calcare più o meno laminati. Poi da qui in poi parte questa biocostruzione a radiolititi, che è tipica una colonizzazione, virgolette, improvvisa da parte di questi organismi. Qui vediamo che sono costituite queste biocostruzioni da più generazioni di radiolititi, anche molto allungati, sono almeno 4 generazioni, dove la struttura, l'organizzazione è in bouquet e in cluster. Bouquet sono 3-4 individui di rudiste, cluster possono essere diverse decine, fino a costituire lateralmente anche centinaia di individui. Non hanno una struttura rilevata, ma sono una struttura di tipo tabulare questi radiolititi di formano. Qui vediamo, per esempio, le tabule di... questa è una sezione radiale della valva inferiore, molto allungata, tipo cilindro. Queste tabule di accrescimento in realtà non sono quelle che vi anticipavo in precedenza, che le parti molli crescendo, l'organismo crescendo verso l'alto, le parti molli e abbandonano gli strati più antichi, costruendo una tabula sotto e alzandosi al di sopra per la crescita verso l'alto. E quindi vediamo che questa ciclicità nell'accrescimento può sempre essere utilizzata per i calcoli anche del tasso di sedimentazione dei calcarei che li imballano. È un calcare di tipo diciamo un flotstone, o comunque un calcare fango sostenuto come matrice, ma in realtà è pieno di frammenti di radiolitidi.
È una colonia che praticamente è monotipica, nel senso c'è soltanto questa specie che adesso andiamo a vedere che cos'è. E... Okay. Qui vediamo che ha una cresta di... Allora, questo qui è un individuo del Cilento, non c'entra niente. Questi, siccome gli studi li stiamo conducendo avanti proprio in questi giorni praticamente, no? La sezione radiale in sezione sottile ancora non ce l'ho, però qui si vede una... Scusate. Ecco. Una cresta ligamentare, quindi un'inflessione della parte interna del guscio, una struttura e l'altra struttura, che praticamente erano delle strutture che erano utilizzate nel metabolismo dell'organismo, dove queste strutture si chiamano strutture radiali. Vediamo che queste strutture radiali, sia in questo caso sia in quest'altro, coniugando, diciamo, congiungendo questi tre punti, sono tre punti che dal punto di vista morfologico e tassonomico sono indispensabili per l'attribuzione delle specie. Qui sotto vediamo il tipo di questo radiolitide che è il radiolitide strigeri, che è una specie istituita da Cuquand nell'Aquitania, che è caratterizzato da un guscio di tipo cellulare misto, nel senso può essere sia, e qui si vede, calcitico compatto e laddove serve anche cellulare, con cicli di accrescimento anche molto spaziati tra di loro, e gli permettono come motore di raggiungere delle altezze del guscio anche notevoli. Questa è una specie che viene, dal punto di vista biastrigrafico, questa specie viene riconosciuta dal Turoniano superiore fino al Corniciano inferiore, sia nella Francia, in Italia e Francia e Italia in particolare, qualcosa credo, mi pare anche in Croazia l'ho scritto sulla guida. Questa è, diciamo, una ricostruzione di un livello radiolitidi tipico, nel senso che questi radiolitidi, avendo questa capacità di raggiungere altezze del guscio molto elevate, e questo è l'esemplare di Marzia, per esempio, 15 cm e anche di più, sono delle strutture tubulari, diventano praticamente, perché riuscivano a contrastare il tasso di sedimentazione e quindi due terzi del guscio rimanevano all'interno del sedimento e un terzo del guscio circa rimaneva al di fuori. Lateralmente a questo stop, che era del Turoniano superiore, c'è quest'altro stop, questo 2B, che anche questo è un livello soltanto, che è caratterizzato, si vedono prima, da queste nerinee. Qui ci sono questi livelli con nerinee, probabilmente la nerinea buchi, che fra l'altro si trova pure lì sul Matese, no? Maurizio Sirna, che ha studiato queste associazioni, conosce bene, insomma. Più si trovano questi idrozoi, coralli, ramosi non ne ho visti, ci potrebbero essere, ma di solito sono massivi. Più questi vaccini, diciamo, questi ippuriti caratterizzati da gusci molto spessi di calcite compatta, pilastri all'interno, imbellati in una matrice che di solito è una bioclastite a granulometria medio-fine. Lateralmente a quel stop di prima si vedono anche dei livelli con radiolitidi, in particolare qui si vedono, come ho scritto, una B, una L e una R, dove in particolare questi ci sono dei radiolitidi con un guscio molto ben spesso, con poche coste, e qui si vedono questi anelli concentrici che sono sempre le tabule interne di accrescimento, e che sono questi biradiolites caratterizzati da una struttura cellulare con delle celle che possono raggiungere anche delle dimensioni notevoli e anche dei dissepimenti lì nella parte dove le coste stesse si ispessiscono, che sono queste. E in più questi radiolitidi caratterizzati in particolare in questo settore e in quest'altro settore da delle inflessioni del margine interno del guscio, struttura cellulare. Ma queste inflessioni non devono essere scambiate per pilastri delle puriti, tant'è che la struttura del guscio è cellulare in questo caso, ma sono, virgolette, dei pseudopilastri, cioè sono delle strutture che in realtà sono le strutture radiali o le bande radiali di questi radiolitidi. E sono questa, la Perusella samnitica, che anche in questo caso si ritrovano sul Matese, per esempio, insieme agli ippuriti, insieme ai coralli, in queste fasce del Santoniano, in questo caso. Quindi sono fasce queste del Santoniano probabilmente superiore. Qui si trovano ancora questi, però,
No, queste, scusate, qui ho queste due fotografie. Non dovete calcolarle. Erano queste qui sotto, che erano relative all'affioramento quello di prima, che si vede, dove si vedono ancora questi grossi radiolitidi, questo che sarebbe questo, con guscio molto spesso, struttura cellulare, con cresta ligamentare, sono delle sauvagesie anche molto grosse, e queste altre strutture che sono quelle di prima, che sono le laperuselle, sono quella forma che si vedeva prima con questi pseudopilastri. Ora, dopo vedremo un paio di schede paleontologiche dove queste definizioni saranno un po' più chiare. Allora vi sto facendo vedere questi gli stop. Questo è un altro affioramento sempre lateralmente a quelli che vediamo domani, dove in particolare si vede questi livelli con radiolitidi. Questo è un dettaglio. Questo ho cercato di ribaltarlo a 90 gradi. Praticamente qui si vede un radiolitide con la valva superiore e la valva inferiore. Non è molto chiaro, forse in affioramento si vedrà meglio, se saremo fortunati. Ecco, questo ve lo fa vedere quello di prima. Quelle la peruselle che vi facevo vedere prima, in realtà sono queste strutture, queste invaginazioni, diciamo, inflessione del margine interno del guscio, che produce questi pseudopilastri. In realtà la struttura è cellulare, quindi non sono ipuriti, ma sono radiolitidi. Queste sono forme molto interessanti, fra l'altro, tipiche, si ritrovano anche in Grecia, in effetti, però si ritrovano per esempio sul Matese, si ritrovano anche giù in alcune parti del Cilento, per esempio su molti Alburni, si ritrovano qui a Marsia, e si trovano, fra l'altro, anche in certe successioni della Spagna. Questo è però un altro capitolo. Questa invece è la valva superiore di questa, la pirusella, in realtà è vista da sotto, una valva superiore con queste due invaginazioni del guscio. E sempre queste lapiruselle, questa è la sezione radiale con le lamine di accrescimento e struttura cellulare. Questo è un disegno in cui si fa vedere un po' i caratteri interni. Queste tabule permettono di capire l'accrescimento verso l'alto di questi radiolitidi. E infine diciamo questi biradiolites, che sono queste forme che a Marsia si trovano con questo spessore del guscio abbastanza notevole e coste ben evidenti. Il Parone aveva fatto già uno studio nel 1911.